alla dichiarazione di voto. Ah, scusa, Mauro, forse non te ne sei, scusate, non ti sei reso conto. C'è Iacobucci che non ha la possibilità di... Diamo la parola a Iacobucci. Allora, la parola al consigliere Iacobucci. No, risentiamolo, perché risentiamolo. È stato registrato. Grazie Presidente. Io colgo solo un minuto, non voglio rubare tempo ulteriore, però prendendo spunto da quello che ha detto anche adesso l'assessore e da quello che è stato detto fino adesso, io credo che non possiamo pretendere, in merito anche all'emendamento, un parere vincolante, perché non sarebbe né corretto neanche furbo, ma credo che ci debba essere un vincolo di responsabilità nel caso in cui in una discussione sorge qualcosa di negativo da un documento fatto appunto con delle associazioni che l'ha richiesto insieme a voi. Quindi una responsabilità del fatto che deve tornare indietro su una discussione. Quindi secondo me su quello vale, ha un senso accogliere quello che viene richiesto dalla maggior parte dei consiglieri, che siano di minoranza o che siano di maggioranza, non credo che ha importanza. Credo che la responsabilità del fatto che se in una consulta sorge un parere negativo dalle persone che l'hanno voluta la consulta, beh, penso che l'amministrazione ha il dovere di rimandarla indietro su una discussione. Che sia la commissione o che sia qualcos'altro, però quella è una responsabilità che ci deve essere, non chiaramente un parere vincolante, perché sennò dai un potere che sarebbe illegittimo. Quindi penso che parzialmente il loro emendamento ha un senso e credo che quello che ha detto Grosso Ciponte abbia anche un senso, ma credo che la direzione sia quella di trovare qualcosa che unisca questo documento. Allora, non ho iscritti